Cari telespettatori, bentrovati a Culturando. Mi trovo in compagnia di Lorenzo Bonoldi perché oggi parleremo della torta di San Biagio, tipica di Cavriana Deco, che ha origini, potremmo dire, abbastanza antiche, anche se la cosa è un po' vaga. Lorenzo. Ciao Agnese, grazie di avermi invitato. Io, come cavrianese, ho molto piacere, anche per me un onore, raccontarti un po' di questa torta, appunto legata alla storia di Cavriana. Proprio la torta di San Biagio è nel DNA di ogni cavrianese, è la torta del nostro paese, è la torta che si consuma, che si prepara, che si mangia in occasione del santo patrono, appunto San Biagio, che si festeggia il 3 di febbraio. E la torta, come dicevi tu, è una torta da sapore antico e da parecchio tempo si sta facendo una ricerca per cercare appunto di capire, anche con documenti alla mano, a quale secolo effettivamente questa torta possa risalire. Però se noi guardiamo quelli che sono gli ingredienti o anche assaporiamo appunto i sapori di questa torta, riconosciamo al suo interno quelli che sono proprio i gusti del Rinascimento italiano. Il ripieno di questa torta è in realtà un ripieno speziato che ci ricorda appunto la grande tradizione dell'utilizzo delle spezie in cucina ma anche in pasticceria durante il Medioevo e il Rinascimento. L'ingrediente principale è la mandorla e la mandorla è un prodotto storicamente attestato qui a Cavriana. Sono molte le lettere dei Gonzaga che descrivono il paesaggio, il territorio dei colli morenici mantovani e soprattutto il paesaggio cavrianese. Per esempio c'è una lettera di Isabella d'Este del 1535 nella quale lei racconta di aver veduto, arrivando a Cavriana, una bellissima distesa di amandoli, cioè di piante di mandorlo. E sui nostri colli si produce anche tanta buona uva e tanto buon vino, e il vino è uno degli ingredienti della torta di San Biagio perché la pasta è appunto impastata non con l'uovo ma col vino bianco. Quelli che sono poi gli aromi che vanno a impreziosire il gusto del ripieno sono quelli proprio legati alla cucina rinascimentale, soprattutto l'anice. L'ingrediente, diciamo, più incriminato, un po' più sospetto, è la presenza del cioccolato. Il cioccolato arriva in Europa soltanto dopo la scoperta delle Americhe, quindi questo aiuterebbe a datare la torta di San Biagio almeno alla seconda metà del Cinquecento, se non in tempi più recenti. Va però detto che in alcune famiglie cavrianesi, in realtà, nel ripieno della torta di San Biagio non si mette il cioccolato, non si mette il cacao, ma si mette la farina di carrube, che è un prodotto che era in realtà disponibile già prima del Cinquecento, e questa versione diversa della torta potrebbe in realtà essere ciò che sopravvive della ricetta originaria. Qualche anno fa la torta di San Biagio ha ottenuto il marchio di certificazione DECO, quindi c'è un disciplinare che dice quello che dovrebbe essere, insomma, la rosa degli ingredienti che vanno inseriti nella torta affinché sia effettivamente una torta di San Biagio. E infatti noi abbiamo incontrato Maria Rodella dell'agriturismo Pozzo Fiorito che ci ha preparato una torta, abbiamo visto i procedimenti e quindi vogliamo elencare velocemente, così anche da casa hanno la possibilità di riassaporare questi ingredienti passati. Si stabilisce che all'interno della pasta della torta siano presenti farina, strutto, elemento importantissimo, vino bianco, zucchero. Non c'è l'uovo nell'impasto, ma l'uovo va nel ripieno insieme alle mandorle, insieme al cioccolato, insieme alla noce moscata, al limone e a quegli aromi che sono appunto aromi liquorosi. Poi va detto che ogni famiglia ha la sua ricetta o il suo ingrediente segreto e queste torte vengono poi distribuite ai parenti che sono andati a vivere lontano, a parenti vicini, ad amici, anche con lo scopo, fra le varie famiglie cavrianesi, di fare il confronto, no? Fra le varie ricette e andare a capire quale sia la più buona, che poi ovviamente è sempre quella della propria casa.